folle, pazzo, privo di senno, malato nelle funzioni mentali e abnorme per quanto riguarda gli atteggiamenti e i comportamenti che ne derivano. Ma è veramente questo un folle? C'è chi dice che gli omosessuali siano folli, ma allora folle è chiunque sia in grado di amare. Le donne che rompono il sistema, che non hanno alcuna intenzione di rendere più accettabile la loro voce e il loro aspetto, danno fastidio e sono bollate come estremiste, pazze e ridicole. In psichiatria e medicina si è abituati a considerare la malattia vedendola in termini di bianco o nero. Se imparassimo a riconoscere che alcuni aspetti della malattia mentale possono essere benefici, potremmo escogitare nuove tecniche per trattarla. Per esempio, in alcune tribù del Sud America, la schizofrenia non era considerata come una malattia, anzi era un dono che la persona possedeva. La follia, quella sana, non curatela, alimentatela. Nel XIX secolo i malati di mente erano ancora considerati animali malati e, oltre che inutili, pure pericolosi per la società, per se stessi e di pubblico scandalo. A livello legislativo si ebbe una svolta nel 1978 con la legge numero 180, detta legge Basaglia, che impose la chiusura dei manicomi, regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio e istituì i servizi di igiene mentale pubblici. Il cambiamento cruciale apportato da questa legge fu però di tipo morale e riguardò l'alterarsi della concezione comune di pazzo. Come sottolinea Eugenio Borgna, la pazzia altro non è che la sorella sfortunata della poesia. Il pazzo è, come il poeta, profondamente diverso dalla massa, ma, a differenza sua, non riesce a esprimere le sue idee o le sue emozioni attraverso carta e penna. Il pazzo è un artista mancato, anche se dotato di una sensibilità non comune. Borgna ricorda come non si sia prestata la più minima attenzione nei confronti delle emozioni dei malati, non si abbia interagito con loro, non li si abbia ascoltati. E proprio questo è il segreto per curare le patologie psichiatriche: ascoltare. Anche colui che cura il paziente, dunque, deve essere dotato di animo sensibile. Fare uso di un metodo di cura totalmente scientifico è controproducente. Della stessa linea di pensiero è anche una delle menti più brillanti delle neuroscienze moderne, Oliver Sacks. Egli affermava che, soprattutto nell'ambito della psichiatria, l'umanità del dottore e del paziente non dovevano mai eclissarsi. Tali malattie, infatti, non sono meramente cliniche, dato che possono coinvolgere il vissuto più intimo del malato. L'ex psichiatra dell'Ospedale Maggiore di Novara sostiene che in rari casi si abbia a che fare con individui aggressivi. Ai tempi dei manicomi, infatti, la violenza era in realtà praticata sugli stessi pazienti dagli operatori sanitari. I sindacati premevano affinché questi soprusi continuassero. I pazzi, forse, siamo stati noi. I musicisti, invece, possono essere matti in un modo speciale? Di una malattia che ne alimenta la creatività, ma li tormenta? Schumann, 2 anni prima di morire, arriva a comporre melodie sotto l'influenza degli spiriti. L'opera è Le variazioni Geister, degli spettri, a suo dire dettatagli dai fantasmi stessi, che probabilmente erano allucinazioni uditive. Egli, per tutta la vita, soffrì di intensa depressione, alternata a fasi di esaltazione. Ma se tutti cerchiamo la felicità, perché a tanti piacciono le espressioni artistiche tristi? Da anni, la ricerca universitaria prova a dare una spiegazione a questo fenomeno. Alcuni studiosi parlano di tristezza piacevole, per identificare quella malinconia rivestita di bellezza di cui ci nutriamo quando assistiamo a uno spettacolo. Uno studio pubblicato dai ricercatori della University of South Florida sembra suggerire conseguenze positive per le persone depresse che ascoltano musica triste. Il forte appeal, scrivono gli autori dello studio, che la musica triste sulle persone depresse potrebbe essere correlato al suo effetto calmante piuttosto che a un desiderio di aumentare o mantenere uno stato d'animo triste. Sui risultati sorprendenti dell'esperimento, Rottenberg ha poi spiegato che le partecipanti si sentivano meglio dopo aver ascoltato musica triste. Le canzoni malinconiche non sarebbero quindi una sorta di atto autolesionistico per crogiolarsi nel dolore, ma fungerebbero invece da strategia per uscirne, in qualche modo. Io e io sola. Così è iniziato quel giorno, che non sembra tanto lontano. La mia permanenza nella bolla. Mi piace chiamarla così. Una bolla che mi separa dal mondo esterno,
una bolla da cui potrei scappare. Basterebbe scoppiarla, ma rischierei di farmi male. Sono consapevole che questa bolla può proteggermi, me lo ripete sempre. Ascoltami, rimani qui, sono tua amica. La bolla mi dice... Il mondo è cattivo. Forse anch'io lo sono un po', e stare dentro di lei mi salva da quelli che possono essere i giudizi delle altre persone. Nessuno mi sente, nessuno mi vede, sono quasi diventata invisibile. Stai sparendo, piano piano. Mi sto consumando, anche mangiare è diventata un'impresa. Ogni tanto mi mancano gli abbracci, i baci, ma la bolla mi dice che è giusto così. Là fuori avevo una vita, però ora non l'ho più. Mi sono convinta che questa debba essere la mia normalità, quella vera, a cui è necessario sottostare per sopravvivere. All'inizio questa nuova normalità mi ha quasi ingannata. E sì, devo proprio ammettere che è stata brava. Era bello trovare attimi di serenità, momenti per me in cui pensare o semplicemente rilassarsi guardando il soffitto della stanza, senza fare niente. Non mi dispiaceva trovare un attimo di silenzio tra me e me, solo io e i mille pensieri nella mia testa. Non sapevo ancora che sarei stata tormentata da mille domande, a cui non sarei mai stata in grado di dare una risposta. Così, questo silenzio, che prima mi dava sollievo, ha iniziato a intrappolarmi, un po' come una principessa in un labirinto, senza via d'uscita. Solo che io non sono una principessa, non vedo alcuna via d'uscita e sono certa che nessuno verrà a salvarmi dal labirinto della mia mente. Io ci spero davvero, nonostante tutto. Una mattina, però, si è accesa come una luce in me, quindi ho deciso di provarci, di provare a uscirne, e questa volta per davvero. Ci ho provato per tanto tempo, sono caduta tante volte. Per tutto il tempo la bolla continuava a chiamarmi, ad attirarmi a sé come una calamita. Era difficile. Ho pensato molte volte ad arrendermi, a restare nella bolla. In fondo lei c'era sempre stata per me. Col tempo però ho capito che non era mia amica. Non voleva aiutarmi, ma distruggermi. Così ho iniziato a circondarmi di persone, di tante persone. Alcune mi hanno fatto bene, altre invece male. Ho cercato di divertirmi, ho cercato di essere come gli altri, ma non mi sentivo bene. Anche in mezzo alle persone, la bolla veniva a cercarmi. Dove sei? Io ti cercherò sempre, senza separarmi mai e poi mai da te. Non puoi liberarti della tua bolla. Solo così ho capito che non avrei dovuto temere la solitudine, ma la falsità, e che se convivere in mezzo alla gente avesse significato ciò, preferivo di gran lunga stare per conto mio. Ho deciso di togliere lo scudo, ho abbassato le mie difese. Sì, l'ho fatto per davvero. Ho percepito una voce più grande di qualsiasi cosa. Non posso dire che la bolla fosse una vera amica, ma un'occasione che mi ha aiutato a scoprirmi, a conoscermi. Chissà quante bolle ognuno di noi ha, e tutte di colore diverso, grandezza diversa e forma diversa. Sono parte di noi e ci fanno apparire strani o stonati. L'importante è riconoscerle per ciò che sono. La mia mi ha insegnato che il mondo là fuori è pericoloso, ma vale la pena uscirne per addentrarsi nel marasma della vita, che riserva spesso delle belle sorprese.